Ok, ci provo. Vai. Quindi avete capito, c'è stato un problema tecnico, stamani l'impianto funzionava regolarmente e oggi dopo siamo trovati in queste condizioni. Ora siamo in grado di iniziare, do la parola al segretario generale per la verifica del numero legale, prego. Acerbo Roberto. Presente. Alberti Stefano. Amorese Alessandro. Presente. Marotti Andrea. Battistini Marco. Benedetti Stefano. Presente. Berti William. Roberto. Bertucci Matteo. Presente. Buongiorno Lucia. Presente. Agenti per Giuseppe. Presente. Cantone Eleonora. Presente. Carioli Gabriele. Con Francesco Antonio. Presente. E Roberta. Presente. Dell'Erto Medina. Evangelisti Massimo. Presente. Lungoli Filippo. Giusti Giovanni. Guadagnucci Luca. Presente. Di Coronato Agostino. Bernardini Marco. Presente. Nini Irene. Presente. Archi Sabrina. Martinucci Nicola. Presente. Carelli Luana. Presente. Bentini Paolo. Assente. Assente giustificato. Bentini Sergio. Mosti Elena. Persiani Francesco. Presente. Chieri Giovan Battista. Presente. Generani Bruno. Presente. Tonnini Sara. Presente. Volpe Alessandro. Diciannove presenti. La seduta è dichiarata aperta. Andiamo con Inno Italia. Signor Presidente, scusi. Presidente? Sì. Vedo, io nello schermo vedo un collegamento oscurato con una scritta 715041. Vorrei capire chi c'è che è collegato, che non si manifesta, che non risponde all'appello. Assessore Marmita, signor. Sono buonasera, sono io sindaco, non so perché mi appare il numero e non il nome. Ho modificato io il nome. Va bene, chiaro. Risolto. No. Grazie. Oggi siamo particolarmente fortunati. Va bene, manca la linea anche del cellulare qua oggi. C'è anche la linea del cellulare. Va bene, possiamo iniziare. Allora, gli scrutatori per oggi sono Massimo Evangelisti, Giovan Battista Ruffieri e Giovanna Beccarelli. Come abbiamo anticipato, assenti giustificati ci sono il consigliere Palomettini e il consigliere Barotti. Nessuno qua, si è prenotato? No, non c'è nessuno prenotato, allora possiamo iniziare il consiglio comunale con la prima parlare Amorese. Scusi, presidente. Mi ero prenotato. Sì, mi ero prenotato, presidente. Va bene, prego Amorese. Grazie, buonasera intanto. Oggi è stata insomma una giornata particolare e molto importante perché lunedì 14 settembre iniziava l'anno scolastico. Intanto insomma in bocca al lupo a tutti gli studenti, ma anche al personale docente e a tutto il personale scolastico.
Poiché abbiamo insomma letto, parlato con genitori, maestre e altro, insomma abbiamo letto qua e là di alcune problematiche, insomma se il sindaco ci potesse relazionare dell'andamento del primo giorno di scuola, ovviamente per quanto riguarda le scuole di appannaggio dell'amministrazione comunale. Bene, grazie Morisi. Andiamo avanti. Allora, sindaco. Buonasera, mi sentite? Sì, sì. Io sento un po' male, devo dire la verità. Stasera il collegamento non è dei migliori. Allora, buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera Signor Segretario, tutti i consiglieri che sono collegati e che ci ascoltano. Volevo in a quanto ha parlato il consigliere Amorese, volevo approfitto allora, visto che è stata avanzata questa richiesta, per fare un breve punto della situazione di come è lo stato delle scuole. Delle scuole primarie del primo ciclo, comunque delle primarie e secondarie di primo grado che interessano il nostro comune. Stamattina è iniziata l'attività scolastica pressoché regolarmente in tutti gli istituti comprensivi. Con l'assessore all'istruzione Marnica e l'assessore ai lavori pubblici Guidi mi sono recato presso l'Istituto Malaspina per portare saluto agli alunni, ai docenti, ai collaboratori scolastici e simbolicamente a tutto il resto del comparto scolastico. Devo dire che la dirigente, dottoressa Tocchi, ci ha accolto veramente in un modo ottimale, anche perché così come in tante altre scuole il lavoro svolto dal nostro comune è grazie allo sforzo di tutti i settori, ha permesso un avvio dell'attività dell'anno scolastico in sicurezza. Sono stati svolti tutti i lavori che erano necessari per i quali avevamo ricevuto i fondi ministeriali e poi quelli che abbiamo potuto aggiungere direttamente come amministrazione comunale. All'Istituto Malaspina in particolar modo abbiamo avuto modo di riscontrare che c'era un ottimo rispetto di quelle che erano le norme igienico-sanitarie, le classi erano che sono sopraggiunte perché sono entrati con l'orario scaglionato come è successo in tanti altri istituti scolastici e gli alunni erano collocati ottimamente all'interno delle aule con le distanze previste dalle disposizioni pervenute dal Ministero e quindi abbiamo potuto non soltanto salutare gli studenti che erano nell'aula magna, ma addirittura attraverso un video, attraverso un computer, collegarci anche al resto delle classi e portare quindi il saluto dell'amministrazione comunale. Questo diciamo che è avvenuto tra le 9 e le 9 e mezza, 9 e 40. Usciti dall'Istituto Malaspina, però siamo stati raggiunti da alcuni genitori dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini, che era lì vicino, i quali ci segnalavano che un gruppo di genitori piuttosto nutrito si era recato davanti all'Istituto Alfieri Bertagnini per effettuare alcune proteste, alcune lamentele. Ci siamo immediatamente recati sul posto dove era presente e intervenuta non soltanto la Polizia Municipale ma anche unità dei Carabinieri e della Digos perché c'era un po' di tensione perché questi genitori giustamente volevano rappresentare le difficoltà che si stavano verificando in alcuni plessi dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini e volevano avere un confronto con la dirigente scolastica di quell'istituto. Abbiamo tranquillizzato, devo dire che anche la nostra sopraggiungere quasi immediato da parte nostra ha sicuramente tranquillizzato gli animi. Abbiamo avuto modo di interloquire con quattro
genitori, quattro mamme che erano, sì, insomma, erano rappresentanti di l'altro, del gruppo maggiore di genitori, e con loro abbiamo chiesto di poter incontrare la dirigente. Siamo entrati sempre con l'ausilio di carabinieri, che per mantenere l'ordine, insomma, perché effettivamente ci poteva essere una situazione che rischiava di degenerare, ma per fortuna così non è avvenuto, devo dire, insomma, sia per il comportamento corretto comunque dei genitori, ma anche perché comunque eravamo sopraggiunti, insomma, in un numero abbastanza consistente di amministratori, ma anche di forze dell'ordine, ma che non avevano dovuto particolarmente impegnarsi, e ho avuto un confronto all'interno dell'istituto con la dirigente. Siamo entrati quindi con l'assessore Marnica e l'assessore Guidi, sono entrati le quattro rappresentanti dei genitori e abbiamo avuto un confronto importante nell'aula magna. La problematica che veniva rappresentata riguardava in particolar modo due plessi, quello di Castagnetola e quello di Santa Lucia. L'Istituto Comprensivo Altieri Bertagnini comprende anche il plesso di Ortola, di Forno e di Volpigliano, oltre a quelli che vi ho detto. La situazione qual era? Qual è stata rappresentata? Che in alcune aule non è stato possibile individuare un distanziamento tale per consentire che tutti gli alunni di quella classe potessero restare in compresenza. Ed effettivamente ci veniva detto dai genitori che alcuni alunni, in particolar modo ad esempio nel plesso di Santa Lucia, c'era una classe, la classe terza, che vedeva la gran parte degli alunni in classe e solo quattro bambini invece posti nel corridoio. La stessa cosa rischiava di avvenire a Castagnetola, dove due classi abbastanza numerose di 19-20 alunni era stata in qualche modo divisa fra l'aula e l'esterno dell'aula, in modo tale che l'insegnante dovesse in qualche modo rimanere nella porta tra l'aula e la parte esterna del plesso. Ad onore del vero, mi corre l'obbligo anche di notiziare il Consiglio Comunale che la problematica non era emersa soltanto stamattina, ma era stata rappresentata dai genitori, comunque ci sono stati dei confronti anche con la dirigente, nei giorni scorsi, diciamo fra giovedì e venerdì, anche perché giovedì si era tenuto un incontro a Marina di Massa, alla presenza dell'assessore Guidi e dell'assessore Manica con tutti i dirigenti, ed era stato fatto il punto della situazione, che sostanzialmente vedeva una situazione abbastanza tranquilla un po' ovunque, anche perché avevamo svolto quelli che erano i lavori iniziali, poi chiaramente ci sarà una seconda parte che deriveranno dal secondo PON, quello che è stato aperto fra il 19 e il 26 agosto, che prevede poi altri elementi, tipo delle tensostrutture, altre strutture esterne, che però dovranno vedere il loro completamento nei prossime settimane, nei prossimi mesi, ma in realtà la parte importante, fondamentale, è quella che poteva consentire l'ingresso di tutti gli alunni nelle scuole, era avvenuta. Venerdì apprendiamo invece che ci sono delle difficoltà e quindi poi eventualmente darò la parola agli assessore Marnica, assessore Guidi, per entrare eventualmente nei dettagli, però era stato in qualche modo tentate alcune soluzioni. Soluzioni che però a quanto pare poi non erano state poste in essere effettivamente dalla dirigente e dal corpo scolastico, dai collaboratori scolastici, tant'è vero che stamattina i genitori si sono presentati, come vi dicevo, abbastanza rumorosamente sotto l'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini, proprio per segnalare che la situazione non era idonea. Quindi, fatta questa premessa e fatto insomma questo flashback fra oggi e quello che è successo nei giorni passati, abbiamo cercato di chiarire e trovare la soluzione. Ci siamo messi subito immediatamente a disposizione della dirigente, abbiamo rimandato ogni tipo di altro impegno che era previsto nella mattinata. A tal proposito ringrazio l'assessore Zanti, che ha degnamente sostituito il sottoscritto dell'amministrazione comunale alla consegna del Pegaso d'Oro avvenuta presso l'ospedale della Puane da parte del presidente della regione, al quale non abbiamo potuto partecipare proprio perché c'è stata questa successiva
emergenza. Abbiamo, dopo aver avuto un colloquio sia con le mamme di Santa Lucia, sia con i rappresentanti di Castagnetola, in particolar modo Castagnetola e in minor parte Santa Lucia, c'è stato questo confronto con la dirigente che sostanzialmente non ha portato in quel momento a una risoluzione totale della situazione, anche se noi abbiamo chiesto espressamente che ogni sforzo da parte di tutti venisse posto proprio nell'arco di questa giornata per far sì che già domani, da domani mattina, ogni alunno fosse collocato correttamente nella propria aula. Non ci siamo limitati a questo. Dopo averlo comunicato alla dirigente, ovviamente, quindi chiedendo la sua autorizzazione, anche se sostanzialmente semplicemente avvisandola, non che fosse questo una condizione sine qua non, ma ci sembrava rispettoso farlo, ci siamo recati direttamente presso i plessi di Santa Lucia, di Castagnetola e poi anche di Bergiola, dove si ipotizzava eventualmente di creare un'aula alternativa per poter sopperire alle esigenze che invece non si potevano riscontrare nei plessi che vi ho appena detto. Beh, questo sopralluogo che abbiamo fatto ha destato in tutti noi un certo, rammarico. Un certo rammarico perché abbiamo effettivamente notato che la situazione non rispettava, a nostro giudizio, non soltanto il diritto allo studio degli alunni, i quali per l'appunto non si potevano trovare tutti in compresenza e rendendo anche di difficile attuazione anche il lavoro degli insegnanti, i quali avrebbero o dovrebbero, secondo la situazione che si era creata, spostarsi da un'aula all'esterno dell'aula stessa per poter seguire contestualmente tutti i loro alunni. Ma soprattutto ci siamo rammaricati del fatto che questa situazione potesse nuocere proprio agli alunni stessi, quasi come se si fosse in presenza di una qualche discriminazione nei loro confronti o di un trattamento paritario tra gli uni e gli altri. Ovviamente questo non è un giacuso nei confronti di nessuno, è semplicemente una constatazione che abbiamo fatto e probabilmente chi avrebbe dovuto preparare, no, la progettazione del piano scuola sotto questo profilo può avere svolto delle valutazioni non proprio perfette, ma noi quello che ci interessava in questo momento e che ci interessa oggi e domani ovviamente è far sì che comunque la soluzione venisse trovata a questa spiacevole condizione in cui sono trovati alcuni alunni e quindi di conseguenza alcune famiglie. Abbiamo con l'assessore Marnica, l'assessore Guidi, verificato di persona quali potessero essere le modalità di spostamento o di avvicinamento dei banchi, sempre nei limiti di quelli che sono i criteri stabiliti dal livello ministeriale, che sappiamo essere leggermente variati nel tempo, nel senso che da una predisposizione di una distanza di un metro dinamico si era passati alla predisposizione della distanza dei banchi con il metro statico, in modo tale da permettere una migliore distribuzione nello spazio all'interno dell'aula, ma in modo tale da far sì che tutti coloro che ne dovevano far parte potessero accedere all'aula stessa. È stata insomma una mattinata abbastanza impegnativa, anche se devo dire in parte anche soddisfacente, perché comunque abbiamo riscontrato da parte dei genitori una certa soddisfazione nel vedere che l'amministrazione si era prontamente attivata per poter venire incontro e sopperire a queste problematiche. L'assessore Guidi ha chiamato il ingegnere che si occupa della responsabile della sicurezza dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini e con lo stesso si è concordato di fare ulteriori sopralluoghi nel pomeriggio stesso di oggi e poi ora spero che poi l'assessore Guidi possa relazionarci sull'esito di questi incontri, ma mi risulta che almeno per quanto riguarda Santa Lucia la situazione sia stata risolta, perché con un cambio di aula si è trovato il modo di non escludere, diciamo, dall'aula stessa nessun bambino. Questo intanto è una cosa importante,
Così la stessa cosa auspichiamo e siamo certi che potrà avvenire anche all'interno del plesso di Castagnetola. Chiaro, lo sapevamo che quest'anno era un anno difficile, un anno complesso, ma la ripartenza della scuola è fondamentale e noi ci tenevamo perché questo accadesse e possa accadere nel migliore dei modi senza che nessuno venisse in qualche modo, nessun bambino venisse pregiudicato dall'attuazione di misure, devo dire, effettivamente a volte un po' stringenti. Devo dire che in tutti i plessi dove ci siamo recati il personale docente e collaboratori erano presenti, avevano in tutti i plessi c'era il liquido igienizzante ovunque, c'era la segnaletica di accesso, di entrata e di uscita sia a terra sia con le altre predisposizioni previste dalle norme, c'era il foglio di presenza dove ci siamo registrati con l'orario di accesso e con la sottoscrizione dell'autocertificazione, quindi devo dire che nel complesso comunque l'immagine è stata positiva. Chiaro, era inevitabile che qualche piccola problematica si potesse verificare, però credo anche che l'intervento immediato da parte nostra possa consentire una pronta risoluzione di queste problematiche. Chiaro, poi ci sono giunte anche altre piccole segnalazioni in altri plessi che però abbiamo cercato di chiarire, nel senso che in questo momento abbiamo noi attuato tutto quello che era importante attuare. Alcuni interventi sappiamo che avranno una portata temporale nei prossimi settimane, nei prossimi mesi e quindi chiaro, sono tutti istituti, devo dire, che abbiamo visitato, oltre a quelli che già conoscevamo, che in realtà non sono ovviamente di nuova generazione, però sono istituti che, seppur con tutte quelle piccole mancanze che possono essere l'imbiancatura della stanza oppure altri particolari, però nel complesso sono istituti che sono tutte in buone condizioni, tutti molto ben illuminati, con dei parcheggi raggiungibili, insomma, diciamo che non siamo insoddisfatti. Chiaro, c'è sempre da fare, molto da fare, e ci saranno interventi che richiederanno molte risorse, molti investimenti anche nei prossimi anni, però da parte nostra c'è massima attenzione a questo settore e il confronto con i dirigenti scolastici, con gli uffici regionali e con il Ministero deve essere sempre ovviamente costante per far sì che la recettività delle nostre strutture scolastiche possa non soltanto adeguarsi rispetto alle tecnologie e alle necessità che ha bisogno, ma anche con quelle manutenzioni che permetteranno ai nostri giovani studenti di poter accedere veramente con pieno diritto a quello che è lo scopo educativo e formativo della scuola. Chiedo all'assessore Guidi e assessore Manica se hanno qualcosa da aggiungere, magari particolari più tecnici, e spero insomma di aver risposto alla domanda. Bene, grazie Sindaco, se l'assessore Guidi vuole intervenire gli passo la parola. Grazie Presidente. Sì, nulla da aggiungere rispetto alla ricostruzione del Sindaco, in realtà faccio un aggiornamento perché poi insomma la vicenda è in divenire, quindi sono costanti le telefonate anche durante il Consiglio, quindi mi scuso se mi assenterò per alcuni minuti. Rispetto a Santa Lucia, come ha indicato il Sindaco, l'ingegner Fabbrica e l'RSPP dell'Istituto Comprensivo si è recato, come concordato con noi e con la Presidenza, dalle 2 alle 14, quindi a Santa Lucia, hanno effettuato delle misurazioni utilizzando in maniera forse più precisa quello che è il criterio appunto del metro statico e quindi valutando alcune situazioni e mi è stato riferito dall'ingegner Fabri telefonicamente, poi credo lo metterà anche per iscritto, comunque era presente anche la fiduciaria dell'Istituto Santa Lucia, che la problematica è stata risolta, che mi ha detto il Sindaco che gli dava purtroppo vendetta perché c'erano questi bambini collocati isolati in un corridoio, effettuando degli spostamenti tra le varie classi si è risolta questa problematica. Stessa cosa, era previsto un sopralluogo alle ore 15 a Castagnetola, purtroppo dico io si è in realtà molto ritardato perché c'è stato un problema da parte dell'istituto sulla consegna delle chiavi
la dirigente non era più rintracciabile, e non rispondeva più al cellulare, quindi il sopralluogo è stato fatto soltanto alle ore 6:15, diciamo, quando la vicepreside ha consegnato le chiavi all'ingegner Fabbri. Hanno effettuato delle misurazioni, per quanto so hanno valutato che in una delle aule, che era un po' quella più contestata, dovrebbero stare 18 ragazzi, e in realtà si pensava di fare un intervento nel refettorio, non so per chi ha presente Castagnetola, dove in realtà starebbero oggi, erano state collocate due classi spezzate, quindi divise da da dei vasi, che avrebbero dovuto quindi fare lezioni in contemporanea con tutte le problematiche del caso. Ci è stato chiesto se possiamo effettuare dei lavori di edilizia leggera, magari con un cartongesso, per creare una vera e propria aula. Io mi sono sentito, insomma, in questo caso di prendere anche un impegno dell'amministrazione rispetto al lavoro di edilizia leggera. Ho detto io, se ce l'avessero detto prima, l'avremmo già anche bello che realizzata, però insomma cercheremo. No, Marco. La Presti avrebbe messo a disposizione anche l'aula magna della Bertagnini, perché stamattina ci siamo incontrati lì e a tutti è sembrata un'aula ottima per poter fare scuola, e quindi la classe terza domani avrebbe a disposizione la Bertagnini, l'aula magna della Bertagnini. Vi dico che ho sentito le mamme, le quali sono ancora un po' indispettite anche per l'atteggiamento della dirigente, quindi stanno tra loro valutando se far entrare comunque i ragazzi a scuola oppure continuare con questa forma di protesta proprio finché non viene risolto il problema, perché hanno paura un po' di laddove si spengano i riflettori, che magari la scuola non porti a termine quello che sono le sue competenze, quello che dovrebbe fare il suo percorso. Io mi sono sentito di consigliarli anche, insomma, di quantomeno garantire la tranquillità dei ragazzi mandandoli a scuola, e magari loro poter continuare una forma di pressione o indicazione anche in accordo con noi, e poi magari rispetto alla scuola. Quindi ripeto, è un po' in divenire, tra di loro stanno decidendo che comportamento tenere domani mattina a scuola. Mi sento di dire che, come ha detto il sindaco, insomma, ci siamo attivati veramente in questa giornata, ma anche nelle giornate prime, sia telefonicamente che fisicamente, con i sopralluoghi, per risolvere queste criticità. E quindi, insomma, siamo ancora a completa disposizione e vediamo un po' se poi durante il consiglio avrò degli ulteriori aggiornamenti rispetto a quella che è la decisione delle madri di Castagnetola. Insomma, sarà mia cura informarvi. Io mi tacerei se non c'è qualcosa che vuole la collega Marnica, che era presente con me. No, una ricostruzione perfetta, quindi va bene così. Attendiamo notizie. Bene, grazie sindaco, assessore Marnica, assessore Guidi. Se nessuno si prenota, io inizio. Amorese Alessandro, prego, può intervenire. No, giustamente, avendo fatto io la domanda, dico due cose. Credo, insomma, possiamo parlare a nome della città. Io ringrazierei l'amministrazione tutta, intanto per queste tre relazioni. Comunque l'assessore Marnica l'ho vista presente tutta la settimana scorsa e questa, al fianco di tutto il personale, con l'assessore Guidi, con il sindaco. Quindi io ringrazio per questo impegno. È chiaro che era un inizio dell'anno scolastico un po' delicato, questo lo sapevamo per le note vicende. Io ho visto mobilitata un po' tutte le forze, ho visto l'ASMIU raccogliere quotidianamente, diciamo, tutto ciò che le scuole hanno scartato prima o dopo per fare spazio a questa nuova riorganizzazione molto, molto particolare. Quindi, insomma, il ringraziamento è per questo impegno quotidiano, e se ci saranno aggiornamenti, insomma, siamo qui ad ascoltare. Grazie Alessandro Morese. Se non interviene nessuno, proseguo il consiglio comunale e passo al primo, la prima pratica all'ordine del giorno, che è approvazione aliquote IMU anno 2020. Faccio presente che con noi c'è anche il dottor Vaglia a disposizione per quanto compete le sue pratiche, l'ispezione per eventuali informazioni o domande che volete sottoporre.
do la parola al presidente della commissione bilancio Cagenti per il parere, prego. E la commissione ha dato parere favorevole a questa pratica con 9 presenti, 6 favorevoli, Cagenti, Martinucci, Bertucci, Guadagnucci, praticamente Frugoli ed Evangelisti. Non hanno partecipato al voto, Berti, Carioli e Giusti. Grazie presidente Cagenti. Qua abbiamo anche il parere favorevole del collegio. Possiamo iniziare con la relazione dell'amministrazione comunale della persona dell'assessore Pio Maranta. Grazie signor presidente, buonasera a tutti. L'IMU tra i tributi propri del comune è sicuramente l'entrata principale e a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano sia l'IMU e la TASI come componente unica dello IUC sono state abrogate. L'IMU quindi ad oggi è disciplinata dalla legge 160/2019, più precisamente dai commi che vanno dal 739 al 783. Cosa sostanzialmente è cambiato rispetto all'anno precedente? Le aliquote sono rimaste pressoché invariate. Gli interventi che sono stati operati dall'amministrazione sono stati prevalentemente la riduzione di 0,2 punti percentuali sugli immobili appartenenti alla categoria C1 e C3 per venire incontro alle esigenze dei commercianti. L'IMU come imposta era stata preventivata a bilancio di previsione in 19.150.000, ma per l'effetto del Covid e soprattutto per gli interventi che sono stati fatti da una parte dal governo che hanno ovviamente esentato dall'acconto e saldo taluni tipi di attività quali quelle turistico-ricettive e alberghiere e gli interventi fatti direttamente dal comune che ha stanziato una somma proprio in favore di coloro che sono proprietari e gestori di immobili in categoria C1 e C3, il gettito previsto si è ridotto a 17.860.000. Vado a leggere velocemente le aliquote. Allora, l'aliquota ordinaria è rimasta invariata all'1%. Per quanto riguarda invece le abitazioni di lusso, l'aliquota è allo 0,64%. Ricordo che in queste aliquote sono anche comprensive della maggiorazione TASI, che è sempre stata applicata dal 2015 in poi. Aliquota del 0,80% per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, purché locate. Aliquota all'1% per unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D, sostanzialmente sono gli opifici, i capannoni e gli immobili ad uso produttivo, ad esclusione di quelli classificati in categoria catastale D5, purché siano utilizzati, perché se non lo sono hanno ovviamente un'aliquota più alta. Aliquota dell'1,06% per le immobili iscritti in catasto con categoria catastale D5, sono gli istituti di credito, aliquota dello 0,80 per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta. Aliquota dell'1,06 per l'unità immobiliare relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto a cittadini italiani residenti all'estero. Aliquota dell'1,10 per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze detenute a disposizione e non locate. Aliquota dell'1,10 per l'unità immobiliare classificate nelle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9 e non utilizzate. Ecco, con questo incremento l'amministrazione ha voluto ovviamente disincentivare la detenzione di immobili che non vengono destinati ad attività produttive, sperando che ovviamente queste persone possano poi o ridurre i prezzi delle locazioni o trovare magari qualche imprenditore che in un periodo come questo sia disposto a affittarle per poter dare vita a un'attività di impresa. Aliquota dello 0,80 per le unità immobiliari classificate in categoria C1 e C3 a condizione che il proprietario sia anche il gestore delle attività ivi esercitate. Questa è proprio l'agevolazione specifica che l'amministrazione ha voluto dare per permettere al commercio un rilancio post-Covid.
aliquota 1,06 per le aree fabbricabili, e qui faccio una precisazione, cioè non si confonda ovviamente l'aliquota con la base imponibile, perché sono ovviamente due cose diverse. È ovvio che l'aliquota riguarda quello che noi stasera stiamo deliberando. Il valore delle aree fabbricabili sarà oggetto di un'apposita delibera da parte della Giunta, che andrà a recepire dei nuovi valori successivamente all'approvazione del a seguito anche dell'approvazione del regolamento urbanistico. L'aliquota dello 0,10 sui fabbricati rurali ad uso strumentale, e infine l'aliquota del 2,90 a fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla rivendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Quindi queste sono le aliquote che vengono ovviamente proposte per il 2020, che entreranno ovviamente in vigore dall'1/1/2020. E niente, ho finito. Grazie. Grazie a lei, Assessore Baratta. A questo punto apro il dibattito. Potete prenotarvi, avete 7 minuti a disposizione. Se nessuno interviene. Prego Mincarelli, può intervenire. Grazie. Allora, io volevo delle delucidazioni proprio in merito al fatto che si dice appunto che con questa modifica, diciamo, delle aliquote si prevede una riduzione del gettito. Mi sentite? Sì, io la sento. Okay. Si prevede una riduzione del gettito complessivo che il comune andrà ad incassare, no? Allora, a parte il fatto che la modifica dell'aliquota di fatto è una somma matematica tra quello che era l'aliquota IMU e quella della TASI in quasi tutti i casi. E grazie a Dio c'è anche previsto il ristoro dalla legge appunto del gettito inferiore che i comuni avranno in merito a quella previsione di riduzione che fa la legge stessa per determinate categorie. Però guardando le aliquote c'è appunto l'aumento per gli immobili classificati C1, C3, D1, quelli lì appunto 9, che passa dallo 0,4 all'1,10, e poi c'è il punto 13, cioè l'ultima, l'aliquota sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, diciamo, fin tanto che non sono venduti, che era allo 0,29 e passa al 2,90. Al di là del fatto che possa, non sto contestando, cioè non sto affrontando questa discussione per dire se sono o non sono d'accordo, però mi chiedo se questi aumenti non coprano la riduzione che è stata fatta per le attività di proprietà e gestite direttamente dai proprietari in classificate C1 e C3. Grazie Mencarelli, andiamo avanti. Scusi, aggiungo un'altra domanda che volevo sapere. Tra gli immobili, quelli lì classificati in categoria catastale C1 e C3, si prende a riferimento quelle non utilizzate, per cui è stata aumentata l'aliquota, e quelle gestite dai proprietari. Allora volevo capire, quelle invece che sono utilizzate ma sono gestite da soggetti diversi dal proprietario, rientrano nell'aliquota ordinaria? Grazie. Grazie Mencarelli, poi l'assessore Baratta concluderà, quindi risponderà alle domande formulate. Non c'è nessuno prenotato, quindi
assessore Baratta, se può rispondere. Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, quando la consigliera diceva che la riduzione del gettito non è possibile perché sostanzialmente si ha una somma matematica tra l'aliquota IMU e la TASI, beh, in effetti non è proprio così, perché la riduzione del gettito si ha, per quanto detto prima, proprio perché si va a ridurre un'aliquota. Okay? Quindi precedentemente lo 0,8 era già comprensivo della l'1%, scusate, che era l'aliquota precedente dei C1 e C3, era già comprensiva della TASI, quindi se io la porto allo 0,8 la riduco di 0,2, di fatto vado a ridurre il gettito. E l'altra componente del gettito che viene meno e che è in parte ristorata ovviamente dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato è quella parte collegata agli immobili destinati alle attività turistico-ricettive, alberghi, stabilimenti balneari e quant'altro. Quanto invece riguarda gli immobili C1 e C3, è ovvio che se il proprietario non è anche il gestore, l'agevolazione non spetta, ma qui poi lascio la parola magari al dottor Vagli, che può spiegare in maniera forse un po' più giuridica e tecnica la materia. Abbiamo un po' recepito quello che è stato anche l'intenzione, la ratio che è presupposta all'agevolazione concessa agli immobili di categoria D destinati all'attività turistica ricettiva. Cioè siamo andati ad agevolare coloro che sono al contempo proprietari ed esercenti l'attività, per evitare che l'agevolazione arrivasse magari a soggetti che avevano, diciamo, il fondo, ma ritraevano un reddito solo da locazione. Così facendo non saremmo arrivati a dare l'agevolazione a chi di fatto l'attività esercita. Ora, per quanto riguarda le altre domande o eventuali ulteriori chiarimenti, lascerei la parola al dottor Vagli, in modo tale che, se lo ritiene opportuno, sarà più specifico nel rappresentare la risposta ai dubbi della consigliera Mencarelli. Grazie assessore Baratta. Prima di dare la parola al dottor Vagli, preciso che al punto 13 avete in mano il documento, al punto 13 al punto 13 della proposta abbiamo individuato un refuso. Sì, è lo 0,29 in effetti. Esatto, è stato scritto. Chiedo scusa, o il 2,9 per mille. Cioè, in effetti, ecco, chiedo scusa, ma le domande sono state tante. Non può essere il 2,9%, perché altrimenti verrebbe ovviamente una cifra esorbitante. È lo 0,29. Infatti, il dottor Vali suggerisce di sostituirlo il 2,90% con 0,29%. Esatto. Il segretario, se voi ci autorizzate, troverà darà mandato agli uffici per la modifica, che è semplicemente un rifugio, insomma. Non c'è bisogno, secondo lui, di fare un emendamento, se nessuno chiaramente si oppone. Mencarelli Luana ha chiesto la parola, ma era già intervenuta. Sì, no, volevo solo precisare che l'assessore Baratta ha frainteso la mia domanda. La mia era, non era un'affermazione, quindi era impossibile secondo me che ci fosse un minor gettito. Chiedevo se appunto quell'aumento esorbitante dallo 0,29 al 2,90 e compreso quell'aumento degli immobili non utilizzati non fosse in grado di coprirlo, ma non che dicevo è impossibile che ci sia. È ovvio che se riduciamo o esentiamo degli immobili è ovvio che ci sarà un gettito inferiore, però ecco, io mi basavo su appunto su quell'errore che voi ora poi avete segnalato. Va bene, grazie, mi ha capito Mencarelli, benissimo. Allora andiamo avanti con esatto, infatti, quello che ha intervenuto l'assessore Baratta, e non ci sono altre risposte da dare.
passerei alle dichiarazioni di voto. Se volete commentarvi, potete dichiarare il vostro voto. Allora, non essendoci dichiarazioni di voto, passo direttamente alla votazione e do la parola al segretario generale. Prego. Acerbo Roberto. Favorevole. Alberti Stefano. Amorese Alessandro. Favorevole. Arotti Andrea. Battistini Marco. Benedetti Stefano. Favorevole. Berti William. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Agenti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Eleonora. Favorevole. Arioli Gabriele. Con Francesco Antonio. Favorevole. Ehi Roberta. Alberto Legina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Rugoli Filippo. Favorevole. Giusti Giovanni. Guadagnucci Luca. Favorevole. Donato Agostino. Donardini Marco. Favorevole. Annini Irene. Favorevole. Marchi Sabrina. Martinucci Nicola. Favorevole. Bencarelli Luana. Non voto. Micchini Paolo. Micchini Sergio. Mosti Elena. Terziani Francesco. Favorevole. Lottieri Giovan Battista. Favorevole. Generani Bruno. Favorevole. Tognini Sara. Favorevole. Volpe Alessandro. Con 20 presenti, 18 favorevoli, 2 non voto, la pratica viene approvata. Passiamo subito all'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Acerbo Roberto. Favorevole. Alberti Stefano. Amorese Alessandro. Favorevole. Marotti Andrea. Battistini Marco. Benedetti Stefano. Favorevole. Berti William. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Agenti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Eleonora. Favorevole. Noli Gabriele. Francesco Antonio. Favorevole. Ehi Roberto. Non voto. Dell'Erto Ledina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Ugoli Filippo. Favorevole. Giusti Giovanni. Guadagnucci Luca. Favorevole. Coronato Agostino. Lunardini Marco. Favorevole. Mannini Irene. Favorevole. Marchi Sabrina. Martinucci Nicola. Favorevole. Riccarelli Luana. Non voto. Minchini Paolo. Minchini Sergio. Mosti Elena. Persiani Francesco. Favorevole. Ronchieri Giovan Battista. Favorevole. Generani Bruno. Favorevole. Tognini Sara. Favorevole. Volpe Alessandro. La prima 18. Allora, con 21 presenti, 18 favorevoli e 3 non votanti, viene data rinviata eseguibilità. Andiamo avanti con la prossima proposta. Proposta di Consiglio Comunale numero 104, che è appunto l'approvazione del regolamento per la discussione coattiva
delle entrate comunali. Do la parola immediatamente al Presidente della Commissione Bilancio, Cagetti, per il parere, prego. Sì, anche questa la Commissione ha deliberato in maniera favorevole, eravamo 9 presenti, 6 favorevoli, con Cagetti, Cantoni, Frugoli, Evangelisti, Pertucci e Martinozzi, mentre non hanno partecipato al voto Berti, Carioli e Giusti. Provata. Grazie Cagetti. Passo la parola al relatore, l'assessore Pierrio Baratta, prego. Grazie signor Presidente. Sì, anche in questo caso il regolamento nasce dalla necessità di adeguarsi a quelle che sono un po' le disposizioni della legge 160-2019, che ha di fatto modificato anche la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo l'accertamento esecutivo, col quale si vanno a unificare in un unico provvedimento sia l'atto di accertamento vero e proprio che il titolo esecutivo, che prima era rappresentato dalla cartella di pagamento o l'ingiunzione di pagamento. E le stesse modalità sono previste anche per quanto riguarda le entrate di natura patrimoniale, quindi è un regolamento che è a valle di quella che è poi la riscossione volontaria. Qualora il contribuente non paghi all'esito dell'emissione di una cartella di pagamento e di un eventuale sollecito bonario, che è una facoltà del dirigente responsabile dell'entrata, si procede secondo il regolamento. Chi sono i soggetti ovviamente legittimati alla riscossione forzata? Il Comune di Massa, l'Agenzia Entrate della Riscossione e Riscossione Sicilia. Qualcuno si chiederà come mai c'è anche Riscossione Sicilia, perché la Sicilia è una regione a statuto autonomo e potrebbe apparire il caso in cui un soggetto debitore è residente in Sicilia e quindi in quel caso si occuperebbe quell'ente di curare la riscossione. Il regolamento, che entra in vigore dall'1/1/2020, disciplina quindi la riscossione di crediti di qualsiasi natura successivi al pagamento volontario. L'unica cosa che rimane fuori sono le riscossioni delle contravvenzioni al codice della strada, che può essere effettuata solo attraverso iscrizione a ruolo. Inoltre il regolamento stabilisce che per ragioni di efficienza amministrativa ed economicità possono essere assegnati singoli segmenti della riscossione a soggetti esterni all'ente. Il regolamento si compone sostanzialmente di 12 articoli che ve li vado a sintetizzare. L'articolo 1 specifica l'ambito di applicazione del regolamento stesso. L'articolo 2, la facoltà di procedere prima dell'inizio della procedura esecutiva vera e propria con un sollecito con cui vengono dati ovviamente 15 giorni per adempiere, dopodiché si procede alla riscossione forzata. Gli articoli 3 e 4, gli accertamenti esecutivi di natura tributaria e patrimoniale. L'articolo 5 definisce il momento in cui l'accertamento diventa esecutivo. Perché? Perché all'interno ovviamente dell'avviso devono essere contenuti tutta una serie di richiami che sono volti a far capire al contribuente che se entro un determinato periodo di tempo, che sono 30 giorni, l'atto non viene impugnato, questo atto diventa a tutti gli effetti un titolo esecutivo che permette all'ente di procedere rapidamente verso la riscossione. L'articolo 6 definisce le tempistiche e modi in cui i singoli settori comunali si accordano con il settore per riscossione coattiva a fine di affidare gli accertamenti divenuti esecutivi al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'articolo 7, gli interessi monatori, sia nell'ipotesi in cui il comune procede in autonomia, sia nel caso in cui decida di affidarsi all'agenzia entrata in riscossione. L'articolo 8 definisce i costi di elaborazione e notifica, riproducendo il disposto di cui al comma 403 dell'articolo 1 della 160-2019. L'articolo 9 disciplina le ipotesi di rateizzazione. L'articolo 10, le procedure per il discarico dei crediti ritenuti inesigibili. L'articolo 11, le disposizioni del regolamento che si applicano anche in caso di ingiunzione di pagamento notificate ma non pagate al 31/12/2019. L'articolo 12, l'entrata in vigore del regolamento che, come dicevo prima, ha efficacia dall'1/1/2020. Grazie. Grazie a lei, assessore Baratta. Si apre il dibattito, potete prenotarvi. Allora,
avanti col dibattito, nessuno interviene. No, aspetta un attimo, porca miseria. Dio mio, che freddo. Chiarelli si è prenotata, prego. Sì, vorrei chiedere all'assessore Baratta se spiega più chiaramente cosa significa che in questo regolamento tra i soggetti che hanno la competenza di riscuotere c'è riscossione Sicilia, perché la Sicilia è una regione a statuto speciale. E se ho capito bene la spiegazione, però mi chiedo, ce ne sono altre di regioni che hanno questa sorta di autonomia, per cui perché non prevedere soggetti anche per quelle regioni? O altrimenti non ho capito la motivazione. Ma guardi, glielo dico subito, perché le altre regioni non hanno un ente apposito per la riscossione come ha invece la Regione Sicilia. Poi anche in questo caso, per maggiori dettagli, invito sempre il dottor Vagli, in quanto esperto di tributi locali, a fornire ogni chiarimento del caso. Grazie. Grazie assessore Baratta. Per alcune precisazioni interviene anche il dottor Vagli, prego. Sì, buonasera. Soltanto riscossione Sicilia, perché per tutte le altre regioni a statuto speciale hanno optato per tenere l'Agenzia delle Entrate e Riscossione come soggetto, come riscossore nazionale. E soltanto la regione Sicilia non ha aderito a questo nuovo soggetto e ha creato questo soggetto autonomo. Ciò significa che se noi abbiamo un contribuente di Palermo piuttosto che di Agrigento, a cui viene notificato un avviso di accertamento da parte del comune, e il soggetto preposto alla riscossione coattiva non sarà Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma sarà Riscossione Sicilia. Tutto qua. Grazie mille. Grazie dottor Vagli. A questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Se nessuno dichiara, passo la parola al segretario generale. Prego segretario. Acerbo Roberto. Favorevole. Alberti Stefano. Amorese Alessandro. Favorevole. Marotti Andrea. Battistini Marco. Benedetti Stefano. Favorevole. Berti William. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Saggetti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Leonora. Favorevole. Arioli Gabriele. Francesco Antonio. Favorevole. Dei Roberta. Sì. Non c'è, ma mi assento. Galletto Ledina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Ruboli Filippo. Favorevole. Tutti Giovanni. Guadagnucci Luca. Favorevole. Coronato Agostino. Donatini Marco. Favorevole. Mannini Irene. Favorevole. Marchi Sabrina. Martinucci Nicola. Favorevole. Eccarelli Luana. Non voto. Mestini Paolo. Minchini Sergio. Musti Elena. Persiani Francesco. Favorevole. Gonchieri Giovan Battista. Favorevole. Venerani Bruno. Favorevole. Tognini Sara. Favorevole. Porto Alessandro. Con 19 votanti, 18 favorevoli, con un voto, è approvato. Passiamo alla prossima pratica. Ha per oggetto Master SRL, approvazioni, modifiche e integrazioni da apportare allo statuto societario.
Prego, la parola al Presidente Cagetti. Sì, anche su questa pratica la Commissione si è espressa favorevolmente, 9 presenti, hanno votato a favore Cagetti, Cantoni, Frugoli, Evangelisti, Bertucci e Martinucci, non hanno partecipato al voto Berti, Carioli e Tucci. Grazie Cagetti, la parola all'assessore Pierrio Valanta che relaziona, prego. Sì, grazie signor Presidente, sarò telegrafico perché in effetti la variazione statutaria riguarda giusto 7-8 parole, un inciso anzi. All'articolo 2.1 dello statuto di Master, ovvero l'articolo precedente, recitava: la società per oggetto la gestione dei servizi inerenti all'attività di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, nonché delle attività di supporto connesse o complementari, con esclusione delle fasi di accertamento contenzioso che ne restano in capo al Comune e con esclusione altresì di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta. Ora, con la modifica si aggiunge alla seconda riga la parola patrimoniali la gestione delle attività comunali, perché di fatto è un'attività che Master ha sempre eseguito, tant'è che ci sono proprio 4 dipendenti apposta e che nello statuto non era recepita. Quindi da qui la necessità ovviamente di inserire questo elemento che va poi a contraddistinguere e a connotare l'oggetto sociale della partecipata. Grazie. Grazie a lei, Assessore Barasta. Apro il dibattito, prego. Scusate Pierlio, puoi rileggere l'inciso che non si è sentito bene quando ne l'hai pronunciato? Sì, la gestione degli accessi del pubblico presso i cimiteri comunali. Grazie, dibattito aperto. Nessuno interviene. E allora passiamo alla dichiarazione di voto. Potete prenotarvi. A questo punto non rimane che passare alla votazione. Prego il segretario per la votazione. Acerbo Roberto. Favorevole. Alberti Stefano. Resa Alessandro. Favorevole. Marotti Andrea. Cristini Marco. Benedetti Stefano. Favorevole. Berti Guido. Bertucci Matteo. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Cagetti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Leonora. Favorevole. Carioli Gabriele. Per Francesco Antonio. Favorevole. E Roberta. Non voto. Dell'Erto Ledina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Ugoli Filippo. Favorevole. Giusti Giovanni. Annucci Luca. Favorevole. Coronata Giustino. Leonardini Marco. Favorevole. Mannini Irene. Favorevole. Marchi Sabrina. Bertinucci Nicola. Favorevole. Piccarelli Luana. Astenuta. Menchini Paolo. Menchini Sergio. Musti Elena. Garziani Francesco. Favorevole. Donchieri Giovan Battista. Favorevole. Venerani Bruno. Favorevole. Tonini Sara. Favorevole. Volpe Alessandro. Con 20 votanti, 18 favorevoli, un astenuto, un non voto, la proposta di Consiglio Comunale numero 117 è approvata. Passiamo all'ultima pratica all'ordine del giorno.
che ha per oggetto il regolamento comunale del garante della persona con disabilità. Passo la parola al Presidente della Commissione Sociale, la consigliera Eleonora Cantoni, per il parere. Grazie Presidente. Allora, presenti 8, votanti 8, favorevoli 7, Cantoni, Bertucci, Ronchieri, Alberti, Amorese, Mannini, Cofrancesco, astenuti 1, Mencarelli. Grazie consigliere Cantoni, do la parola all'assessore Zanti Amelia per la relazione, prego. Grazie Presidente. Dunque, il percorso per l'istituzione di questa figura, della figura del garante, origina da una mozione presentata da Fratelli d'Italia, sottoscritta poi da tutta la maggioranza e approvata dal Consiglio ad unanimità. Questo è un regolamento nuovo per la nostra amministrazione e innovativo in quanto la nostra amministrazione, istituendo e approvando questo regolamento, è una delle poche in Italia che avrà questa figura e anche fra le pochissime in Toscana. Ricordiamo Pisa, è stata una delle prime amministrazioni ad adottarlo, poi abbiamo Livorno e Arezzo, però di fatto è qualcosa di innovativo. Che figura è il garante? Il garante viene istituito per tutelare i diritti delle persone con disabilità e farsi portavoce dei loro disagi presso l'amministrazione comunale. L'incarico, così come deciso dal regolamento, ha carattere onorario, la sua durata è di 3 anni e rinnovato una volta sola per il triennio successivo. La persona che ricoprirà l'incarico dovrà dare ampia garanzia di indipendenza. Il suo compito sarà quello di dare tutela non giurisdizionale ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi delle persone con disabilità nei confronti di tutti gli uffici dell'amministrazione comunale. Così come deciso, sarà il Consiglio Comunale che dovrà scegliere e nominare il garante. Voglio ringraziare la Presidente della Commissione Cantoni e tutti i commissari della Commissione Sociale per il proficuo lavoro svolto per arrivare al perfezionamento di questo regolamento che, tra l'altro, essendo appunto nuovo e innovativo, ha visto la partecipazione di tutti. Grazie Presidente. Grazie a me, Assessore Zanti. Apriamo il dibattito. Prego, potete prenotarvi. 7 minuti a disposizione. Cantoni Eleonora, Sì, grazie Presidente. No, io volevo dire che devo presentare due emendamenti a nome della Commissione. Quindi li presento ora o li presento dopo? Sì, allora, bene, infatti stavo informando che sono pervenuti nel frattempo gli emendamenti firmati dalla Commissione. Sì, li ho già mandati via email sia a lei che a Oreste. Sono arrivati e pervenuti a nome, firmati da lei a nome della Commissione, consigliare. E nel frattempo siamo riusciti ad avere il parere della dottoressa Angeli Paola, la quale ha espresso parere favorevole a tutti e due gli emendamenti. A questo punto credo che li possa presentare. Prego. Ok, va bene. Allora, l'articolo 3, attività, comma 2. Dopo la dicitura, le segnalazioni possono essere presentate, eliminare la dicitura da un suo familiare e dall'associazione a cui risulta iscritto il disabile, ed inserire la dicitura da chiunque voglia portare all'attenzione dell'amministrazione un caso specifico di cui è compiutamente a conoscenza. Sempre all'articolo 3, al comma 4.1, togliere la parola provenienti e sostituire con un punto e virgola. Quindi il secondo è un emendamento un pochino più formale e il primo invece è sostanziale. Grazie Presidente. Grazie Presidente della Commissione Eleonora Cantoni, continuerei col dibattito. Se siete d'accordo a questo punto, visto che ci sono 7 minuti a disposizione, si potrebbe unire le due cose, sia la discussione sull'argomento e sia anche il parere, cioè la discussione sugli emendamenti. Non c'è nessuno prenotato. Mencarelli Luana chiede la parola e la diamo, prego.
Grazie Presidente, io vorrei delle delucidazioni in merito all'emendamento presentato all'articolo 3, dove si sostituisce in pratica chi può fare le segnalazioni con quella dicitura chiunque, che onestamente mi suona proprio brutto per come è scritto. E vorrei capire perché, cioè qual è il significato di questa cosa, di questo emendamento scritto, ripeto, con le parole utilizzate, che mi dà l'idea quasi di delatore, non mi piace affatto. Poi volevo ricordare alla Presidente che in discussione c'era andata anche la validità dell'emendamento che abbiamo votato all'articolo 7, quello sulla durata, rinnovo e la rimozione dell'incarico, perché la Commissione ha votato all'unanimità la volontà di togliere che la revoca dell'incarico venga preceduta da adeguato contraddittorio, mentre nella proposta viene di fatto fatto rientrare dalla finestra, perché si dice, viste le proposte di emendamento, e quindi riferendosi proprio al numero 5, quello lì che dico io all'articolo 7, in pratica si dice che, nonostante la volontà espressa dalla Commissione, il contraddittorio verrà fatto comunque. Quindi vorrei che qualcuno mi chiarisse questa posizione. Significa che il parere di un dirigente supera la volontà politica di una Commissione, e qualora anche la volontà di un Consiglio. Grazie Mencarelli, le eventuali risposte le lasciamo all'ultimo dopo il dibattito. Andiamo avanti. Presidente, scusi, mi sono prenotato in chat perché era il telefono, non mi riesce a prenotarmi sul sistema, quindi non so se c'è qualcun altro prima di me, altrimenti se vede in chat ci sono anch'io. Grazie. Sì, sì. Allora, abbiamo... No. Avevamo già una prenotazione da parte del consigliere Filippo Frugoli. Frugoli, se lei vuole intervenire lo può fare. Grazie Presidente. Intervengo in merito perché il tema della disabilità è un tema estremamente importante, no? E penso che questa amministrazione, così come tutto il centrodestra anche in passato, oppure anche nell'ultimo governo come ha fatto la Lega, ha sempre dedicato un'attenzione particolare a questo tema. Questo è il garante, possiamo dire, che è il culmine di una serie di azioni che questa amministrazione ha messo in campo a tutela delle persone disabili. Pensiamo, partendo da prima di tutto, alla consulta comunale dei disabili che è stata da noi istituita. Pensiamo ai lavori che vengono fatti e ai soldi che vengono stanziati nelle opere pubbliche per il facimento dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Pensiamo in questo caso ai semafori per i non vedenti che sono stati posti in città. Pensiamo a questo regolamento per i garanti dei disabili. Quindi questo è un tema che spesso e purtroppo da parte di chi fa politica, e non faccio distinzioni di partito, viene usato come slogan, ma quasi mai utilizzato come punto di riferimento per la propria azione e attività politica. Invece in questo caso ritengo che sia doveroso da parte mia, ma a nome dei miei elettori, così come penso anche a nome di tutta la città, fare un ringraziamento all'amministrazione, alla Commissione Sociale che ha lavorato su questo atto, a chi ha presentato la mozione per la venuta a creazione di questo garante. Quindi ecco, un ringraziamento deve essere fatto, perché veramente questa amministrazione, e penso che nessuno possa dire il contrario, sta facendo molto. Sicuramente c'è da fare di più, perché non si fa mai abbastanza per questo tema. C'è da lavorare tutti insieme concretamente, e magari a volte anche tutti partiti insieme su questo tra virgolette problema che le amministrazioni devono affrontare, perché è un tema veramente delicato. E quindi ho voluto intervenire veramente solo esclusivamente non per fare un intervento politico, ma per fare veramente un ringraziamento all'amministrazione e alla Commissione Sociale che ha lavorato su questo atto,
perché è veramente importante e sono sicuro che queste persone gioveranno di questo garante, perché hanno una persona che finalmente può dedicarsi totalmente a loro, può fare da punto di riferimento, può prendere in considerazione, prendere in mano i vari problemi e metterli all'attenzione dell'amministrazione in una maniera più efficace e più veloce. Quindi ecco, abbiamo fatto un grande passo avanti, questo a mio avviso è un successo e per questo ringrazio sia l'amministrazione che la Commissione Sociale che ha lavorato su questo atto. Grazie. Grazie a lei Frugoli. Andiamo avanti con la discussione. Se nessuno interviene, forse devo lasciare la parola a qualcuno per che risponde alla consigliera Mincarelli, non lo so, ditemelo voi. Assessore Zanti, magari. Sì, perfetto. Allora la parola all'assessore Zanti, prego. Grazie Presidente. Io rispondo alla consigliera in merito all'articolo 3. Dunque, ci siamo confrontati con la dirigente, la dottoressa Angeli, e ci ha di fatto chiarito che anche se nel nostro regolamento non è previsto un adeguato contraddittorio con il garante, di fatto, di diritto, il contraddittorio è dovuto e pertanto non è un farlo uscire dalla porta e farlo rientrare dalla finestra, ma è quanto previsto dal diritto. Perciò ha detto se la commissione l'ha emendato va bene, non c'è alcun problema, però di fatto nel caso in cui il Consiglio dovesse mettere in discussione la revoca del garante, della figura del garante, un adeguato contraddittorio è dovuto. E pertanto è questo il motivo per cui è stato emendato in commissione e poi di fatto non è stato reinserito negli altri emendamenti. In merito al punto 5 risponde la Presidente Cantoni. Grazie Presidente. Grazie Zanti, la parola al consigliere Cantoni. No, l'articolo 3, semmai. Voleva, allora, se ho capito bene, la consigliera Mencarelli voleva sapere la spiegazione dell'emendamento. Ma questo è un emendamento che è stato votato in commissione e già parecchie sedute di commissione fa. E ora non so se la consigliera Mencarelli fosse presente o meno, era stato votato all'unanimità da tutti i commissari, era stato proposto dalla maggioranza perché si voleva estendere, diciamo, il potere di poter far riferimento al garante dei disabili da parte di tutti i cittadini, perché prima era confinato su questo potere, era confinato soltanto a chi faceva parte ai familiari del disabile oppure dall'associazione a cui era iscritto il disabile, e ci sembrava che queste due diciture fossero troppo limitative. E quindi le abbiamo estese a tutti i cittadini che possano portare all'attenzione dell'amministrazione un caso specifico di cui sono compiutamente a conoscenza. Perché un caso specifico? Perché ci sembrava che il garante potesse essere, come possiamo dire, garante di un diritto specifico che qualsiasi cittadino potesse identificare e andare a tutelare, e non un diritto più astratto, il quale è più compito della consulta, ecco, che ha un suo regolamento a parte, un suo presidente a parte, una sua normativa a parte, con altri poteri decisionali. Ecco. Tutto qui la spiegazione. Grazie. Il garante, diciamo, ha una funzione più specifica che la consulta, che tratta di temi e di diritti astratti nella disabilità. Grazie Cantoni, passiamo alle dichiarazioni di voto. Potete prenotarvi. Amorese Alessandro per dichiarazione di voto, prego. Grazie Presidente. Fratelli d'Italia voterà ovviamente, insomma, convintamente a favore. È la continuazione, quasi la fine di un percorso, quello che parte dalla mozione di qualche mese fa che impegnava l'amministrazione a istituire questa figura, che è per noi fondamentale. Sono ormai chiare, insomma, le differenze, sono figure complementari, quella del garante, che è un po' difensore civico sostanzialmente della persona con disabilità, rispetto agli altri organi. Io credo che anche quello che la
regolamento che noi oggi portiamo a casa, sia la certificazione ancora di un salto di qualità, no? Quello che anche il consigliere Frugoli prima giustamente sottolineava. C'è un'attenzione che non è solo il vuoto impegno di una campagna elettorale, come spesso si è trattato. C'è una delega di un assessorato, messa nero su bianco, che prima non c'era, e da quella delega si è partiti seriamente, pancia a terra, per dare una fare la differenza rispetto al passato. Quello che farà il difensore dei... quindi il garante, il difensore civico delle persone con disabilità, è chiaro. Credo e spero che questa figura si troverà in comune, cioè credo che l'impegno sia anche questo, che abbia un ufficio dove le persone vadano a Palazzo Comunale. Questa sarà una situazione fondamentale da creare al più presto, fatta la elezione in Consiglio Comunale. Io dico, su questo avevo qualche dubbio sull'inserire la votazione del Consiglio Comunale. Spero che ci sarà l'unanimità o quasi sulla votazione di questa figura, perché non vorrei, insomma, che ci si trovasse davanti una votazione con un Consiglio spaccato su una figura del genere. Per questo avevamo, diciamo, espresso i nostri dubbi, ma li abbiamo ovviamente superati, perché la maggioranza era compatta su questo e tale doveva rimanere. La Commissione ha lavorato molto bene, ascoltando e recependo molti degli input dei consigli dati anche da alcuni gruppi di minoranza, e su un tema come questo è stato sicuramente importante e fondamentale, più sicuramente anche di altre tematiche. Quindi arriviamo presto alla votazione di questa figura, e avanti così. Grazie consigliere Amorese. La parola a Antonio Francesco, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Era solo per puntualizzare su quanto già detto da chi mi ha preceduto. La disabilità per noi è stata una materia importantissima, tanto è vero che questa amministrazione, appena insediata, ha iniziato a lavorare sia per portare il risultato della consulta comunale per la disabilità e poi il garante per la disabilità, per far sì che tutti abbiano una figura di garanzia. Le persone disabili per noi sono quelle persone importantissime, perché la disabilità è una cosa che teniamo, e quindi ci impegneremo giornalmente, ci impegniamo tuttora e ci siamo impegnati sulla disabilità. Voglio dire questo, che in commissione abbiamo lavorato sodo su questo argomento, abbiamo recepito anche degli emendamenti. Mi dispiace che il consigliere Alberti non sia presente stasera, perché ha portato al vaglio della commissione degli emendamenti che sono poi stati votati con serenità e discussi senza alcun problema. Questo per dire che la maggioranza lavora anche con la minoranza quando è propositiva. Quindi il mio voto sarà favorevole. Ringrazio Fratelli d'Italia e tutta la maggioranza che ha proposto questa mozione in Consiglio Comunale, che poi è stata approvata da tutti. Grazie e buonasera a tutti. Allora, Michele Eduardo per dichiarazione di voto. Grazie. Io invece, contrariamente ai miei colleghi, non voterò questo regolamento, nonostante avessi approvato la mozione per l'istituzione della figura del garante dei diritti della persona disabile, che secondo me è diversa anche già come concetto dal garante della persona con disabilità. E questo proprio perché, secondo me,
doveva essere più una persona tipo il difensore civico, che invece non è, perché quando anche l'assessore dice che si farà carico dei disagi, sta delineando la figura che si è pensata per questo garante. Questo regolamento infatti ha preso corpo, cioè c'è stato questo tentativo di fargli prendere corpo con gli emendamenti presentati dal consigliere Alberti, che sono stati accolti, perché se si pensa che nel regolamento c'è scritto che il garante, se si attiva su istanza di terzi, perché può attivarsi anche di ufficio, no, personalmente, assume informazioni e chiarimenti, cioè si delinea una figura a cui non si è riconosciuta l'importanza che doveva avere. In primis, secondo me, doveva avere un titolo professionale che garantisse anche la conoscenza delle normative. Tra l'altro, tra i punti che delle sue funzioni c'è scritto che assicura l'informazione in merito alle normative, e quindi secondo me doveva essere professionalmente una persona in grado di avere una conoscenza approfondita e utilizzare questa conoscenza. Non, scusate, ma secondo me, visto che questo garante deve agire all'interno dei rapporti che ci sono tra le persone disabili e il comune o le sue società partecipate, anche questa è stata inserita grazie a un emendamento, quindi anche esternamente, diciamo, dalla casa comunale, non può collaborare, ma doveva essere messo in una posizione di difesa dei diritti della persona con disabilità, che invece non gli è riconosciuta. A mio avviso si sovrappone alla funzione della consulta comunale. Come già vi avevo detto quando abbiamo discusso la mozione, io temo che la sovrapposizione di più figure che hanno di fatto lo stesso ruolo possa causare invece che chiarezza alcuni problemi. Alcune cose anche proposte negli emendamenti, anche se riconosco la volontà di allargare il campo di competenza di questo garante, di fatto secondo me non rientrano nei compiti che dovrebbe avere quel garante che io immaginavo, per cui non voterò a favore di questo regolamento, e spero che mi sia riconosciuta la come posso dire una correttezza intellettuale, diciamo così, perché in fase di campagna elettorale probabilmente sarebbe più positivo apprezzare e dire che tutto va bene. Io in questo caso invece non voterò a favore di questo regolamento. Grazie Bencarelli, siamo ancora in fase di dichiarazione di voto, ovviamente complessiva sia per quanto riguarda gli emendamenti sia per quanto riguarda il documento finale. Grazie Presidente, grazie a tutti. Volevo anch'io intervenire su questa questione, esprimendo innanzitutto la soddisfazione per il lavoro svolto. Abbiamo lavorato alacremente in commissione e abbiamo cercato di ponderare più possibile quelli che avrebbero potuto essere gli elementi di arricchimento per la bozza che c'era stata presentata, e abbiamo inserito tutti i requisiti e gli elementi che secondo noi potevano contribuire favorevolmente ad avere una figura che effettivamente poi nel concreto andasse ad agevolare la persona disabile. Chiaro che adesso non rimane che veramente istituirla e farla lavorare, quindi l'auspicio è che si faccia in fretta e il Consiglio Comunale possibilmente con ampia maggioranza o addirittura all'unanimità individui questa figura. In effetti, contrariamente a quanto ho sentito poc'anzi, il regolamento prevede anche il vaglio di diversi curricula che i candidati
sono tenuti a presentare per poter essere nominati, e si coglie il fatto che debbano avere una preparazione specifica per il tema di cui stiamo discutendo. Ci è sembrato assai positivo inserire la previsione della nomina da parte del Consiglio Comunale ed anche il fatto che pure la revoca potesse essere di iniziativa politica e quindi spettasse al Consiglio Comunale. Detto questo, i complimenti li faccio ai miei colleghi che insieme a me hanno lavorato in commissione, e a nome del gruppo della lista civica di cui sono presidente esprimo il voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Bertucci. Ora passo la parola alla consigliera Eleonora Cantoni, nonché presidente della commissione sociale, per la dichiarazione di voto. Prego. Grazie presidente. Sì, mi ha anticipato il mio collega Bertucci in merito alla precisazione sul fatto che sulla questione dei requisiti curricolari del garante dei disabili. Ci sarà un bando che andrà ad identificare coloro che avranno i requisiti necessari per poter svolgere questa funzione, e quindi sulla base del curriculum che presenteranno. Quindi alla fine dei requisiti saranno necessari e saranno indicati nel bando, ecco, quindi non andiamo ad identificare una figura che sia avulsa da quelle caratteristiche, da quei requisiti che servono per poter svolgere una funzione di questo tipo. Dunque, la commissione, come è già stato detto, ha lavorato molto su questo documento. Io sono molto soddisfatta come presidente, perché c'è stato proprio la voglia e l'interesse da tutti i commissari di poter mettere la loro un po' del loro, diciamo, su questo regolamento stesso. E su questo regolamento talvolta abbiamo avuto anche delle discussioni, abbiamo ponderato bene alcune scelte, tipo quella della scelta di poter affidare al Consiglio la nomina del garante stesso, che non è stata molto ponderata e molto razionata questa scelta, e alla fine abbiamo deciso per affidarla al Consiglio, proprio per assicurare una maggiore trasparenza di questa nomina, una maggiore democraticità. Questo è il secondo atto che l'amministrazione comunale in 2 anni fa nell'ambito delle disabilità. Una è stata la consulta dei disabili e una è stato il regolamento sulla consulta dei disabili e una è stato il regolamento del garante dei disabili. Io sono sicura che queste due figure riusciranno a lavorare insieme, in sinergia, se questi due organismi, ecco, insieme, in sinergia, senza, tra virgolette, consentitemi il termine, pestarsi i piedi a vicenda, perché è stato detto poc'anzi che alcune funzioni si sovrappongono. Io credo di no, non si sovrapporranno queste funzioni. Il garante deve andare a verificare, a controllare, ecco, che tutto avvenga secondo, che tutti i diritti vengano, che i diritti specifici vengano garantiti, e la consulta si occuperà invece di poter tutelare i diritti più astratti della disabilità, e quindi anche eventuali modifiche, eventuali proposte nell'ambito della disabilità, per poter agevolare il mondo dei diversamente abili. Credo che sia una conquista. Ringrazio Fratelli d'Italia per aver presentato la mozione, ringrazio tutti i miei commissari del lavoro svolto, e sono contenta che questo atto sia stato approvato, e ora non ci resta che aspettare di poter nominare il garante dei disabili e poter concretamente, con i fatti, andare avanti su questo percorso virtuoso che noi abbiamo intrapreso. Grazie. Grazie consigliera Cantoni. Vediamo se qualcuno si prenota. Siamo in dichiarazione di voto. Poi passeremo alla votazione degli emendamenti e quindi dell'atto finale. Nessuno si prenota, quindi si può procedere con gli emendamenti. E con parere favorevole del segretario generale, vi faccio la proposta di unica votazione, sempre che non ci sia qualcuno che si oppone. Cioè, invece di votare gli emendamenti separatamente, si potrebbero votare come atto unico, e chiaramente se qualcuno si oppone a questo iter, allora passeremo alla votazione emendamento per emendamento. Scusate, ma io non vorrei che creasse un precedente questa cosa.
Bene, quindi c'è un'opposizione, votiamo emendamento per emendamento. Passiamo alla votazione del primo emendamento. Questa è la proposta, è l'articolo 3, attività, comma 2, che è stata già presentata dalla consigliera Cantone, che abbiamo già discusso. Passo la parola al segretario generale che procederà. Prego. Acerbo Roberto. Favorevole. Berti Stefano. Amorese Alessandro. Favorevole. Barotti Andrea. Battistini Marco. Benedetti Stefano. Favorevole. Berti William. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Cacetti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Eleonora. Favorevole. Carioli Gabriele. Francesco Antonio. Favorevole. E Roberta. Favorevole. Dell'Erto Ledina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Frugoli Filippo. Favorevole. Giusti Giovanni. Guadagnucci Luca. Favorevole. Toronato Agostino. Lunardini Marco. Lunardini Marco. Favorevole. Mannini Irene. Favorevole. Marchi Sabrina. Martinucci Nicola. Favorevole. Lucarelli Luana. Non voto. Minchini Paolo. Minchini Sergio. Mosti Elena. Graziani Francesco. Favorevole. Rogieri Giovan Battista. Favorevole. Tenerani Bruno. Favorevole. Tognini Sara. Tognini Sara. Sara. Non c'è più. No, ah, sì, c'è. È confusa. Volta Alessandro. Votazione conclusa con 19 presenti, 18 favorevoli, un non voto, quindi viene approvato il primo emendamento. Passiamo ora alla votazione del secondo emendamento, che è articolo 3,4.1, già presentato dalla consigliera Eleonora Cantoni. Può procedere, segretario, prego. Acerbo Roberto. Favorevole. Berti Stefano. Amorese Alessandro. Favorevole. Marotti Andrea. Battistini Marco. Benedetti Stefano. Favorevole. Berti William. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Aggetti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Eleonora. Favorevole. Carioli Gabriele. Con Francesco Antonio. Favorevole. De Roberta. Favorevole. Dell'Erto Ledina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Frugoli Filippo. Favorevole. Giusti Giovanni. Guadagnucci Luca. Favorevole. Coronato Agostino. Lunardini Marco. Favorevole. Martini Irene. Favorevole. Marchi Sabrina. Martinucci Nicola. Favorevole. Carelli Luana. Non voto. Minchini Paolo. Minchini Sergio. Mosti Elena. Graziani Francesco. Favorevole. Minchini Giovan Battista. Favorevole. Tenerani Bruno. Favorevole. Tognini Sara. Favorevole. Volpe Alessandro. Con 20 votanti, 19 favorevoli e un non voto, viene approvato anche il secondo emendamento. Ora passiamo alla votazione dell'atto finale, così come emendato, che ha per oggetto il regolamento comunale del garante della persona con disabilità. Prego, segretario.
Acerbo Roberto. Favorevole. Luberti Stefano. Amorese Alessandro. Favorevole. Marotti Andrea. Battistini Marco. Luberti Stefano. Favorevole. Berti William. Bertucci Matteo. Favorevole. Buongiorno Lucia. Favorevole. Agenti per Giuseppe. Favorevole. Cantone Eleonora. Favorevole. Marioli Gabriele. Don Francesco Antonio. Favorevole. De Roberta. Favorevole. Alberto Lesina. Evangelisti Massimo. Favorevole. Rugoli Filippo. Favorevole. Ruschi Giovanni. Guadagnucci Luca. Favorevole. Coronato Agostino. Donardini Marco. Favorevole. Almeni Irene. Favorevole. Matti Sabrina. Martinucci Nicola. Favorevole. Carelli Luana. Non voto. Ventini Paolo. Ventini Sergio. Monti Elena. Persiani Francesco. Favorevole. Pieri Giovan Battista. Favorevole. Terani Bruno. Favorevole. Tonnini Sara. Favorevole. Volpe Alessandro. Ma cosa devo fare io? Venti votanti, 19 favorevoli, un non voto, viene approvata la proposta numero 150, 20 progetto, regolamento comunale del garante della persona con disabilità. A questo punto, se non c'è niente di particolare o qualcuno che vuole intervenire, il consiglio comunale si chiude qua. Grazie per la vostra partecipazione, grazie al sindaco e a tutti gli assessori che sono intervenuti. Grazie al segretario generale, al nostro dipendente Oreste e al nostro vicepresidente Buongiorni che è sempre qua presente. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie anche a tutti i consiglieri presenti. Buona serata a tutti. Buona serata. Saluto a tutti. Buona serata. Buon voto. Tutti, buona serata. Buona serata. Grazie anche a tutti i consiglieri presenti. Buona serata a tutti. Buona serata. Saluto a tutti. Buona serata. Buon voto. Tutti, buona serata. Buona serata. Grazie anche a tutti i consiglieri presenti. Buona serata a tutti. Buona serata. Saluto a tutti. Buona serata. Buon voto.